Benvenuti in questo nuovo video infrasettimanali, dove andremo a vedere le principali novità del CES avvenuto pochi giorni fa a Las Vegas. Per chi non lo sapesse, il CES è una fiera gigantesca dove vengono presentate tutte le novità elettroniche del 2018. Come protagonista in questa fiera sono stati i droni, i nostri amatissimi amici, come possiamo dire. Fino ad ora il nostro DJI Mavic non aveva avuto alcun tipo di rivali, quindi la DJI non aveva avuto alcun tipo di concorrente. Infatti, se volevamo avere un drone portatile, compatto, piccolissimo, che funzionasse alla grande, come unica scelta potevamo solo scegliere il nostro DJI Mavic Pro. Infatti è l'unico che si richiude su se stesso, è portabile, quindi lo possiamo richiudere velocemente, in un minuto è pronto al volo e lo possiamo mettere nel nostro zaino e portarcelo per i nostri viaggi. Ma d'ora in poi le cose cambiano, perché è uscito l'Evo della Autel. L'Evo è un drone, sicuramente l'hanno copiato dal DJI Mavic, ma con caratteristiche addirittura superiori al nostro Mavic e con prezzo dimezzato. Non è ancora uscito il prezzo ufficiale, però dovrebbe essere la metà del prezzo che lo troviamo in Italia. Ha un'autonomia di 30 minuti di volo, in più gimbal stabilizzato su tre assi come il Mavic e una ripresa in 4K addirittura a 60 fps al secondo. Avrà i sensori di prossimità come il Mavic, quindi è proprio una vera e propria copia con qualche miglioria. Naturalmente è inutile dirlo che DJI sicuramente farà uscire il DJI Mavic 2 con molte più cose. Non possiamo ancora andarlo ad acquistare, però comunque già solo che troviamo qualcuno che sfida DJI online è una cosa buona, perché la concorrenza sicuramente farà scendere il prezzo del Mavic, farà sì che DJI si impegnerà ancora di più e così via. Ovviamente io non andrei mai a comprare un altro drone come può essere l'Evo, perché l'assistenza DJI che troviamo adesso, hanno aperto un centro addirittura anche a Milano, quindi qua vicino, se si rompe qualcosa in pochi giorni lo spediamo, comunque riusciamo a gestirla bene in ambito di garanzia, e sicuramente DJI come nome è già solo una garanzia. Ma vediamo anche che DJI ha introdotto una nuova fascia di droni, appunto i droni giocattolo. Ha fatto uscire il suo nuovo drone, si chiama Tello, che non è nemmeno considerato un drone ma è appunto nella fascia giocattoli, e andrà sicuramente a eliminare tutti i droni cinesi di quella fascia. Infatti avrà un prezzo di $99, si può già acquistare dal prossimo mese credo, e sarà sicuramente molto molto divertente guidarlo. Ha una fotocamera con una risoluzione di 720p, quindi in HD, e una durata di batteria di 12 minuti. Comunque sarà molto divertente e lo potremo regalare ai nostri nipoti o figli eccetera eccetera. Bene, queste sono le principali novità della DJI, che ha introdotto una nuova fascia di droni, e naturalmente il nostro DJI Mavic Pro ha un competitor. A domenica con un nuovo video su come usare il nostro drone al mare, consigli e riprese caratteristiche. Quindi per rimanere aggiornato iscriviti qua sotto e lascia un bel mi piace. Cling! Ciao!